Buongiorno, buongiorno a tutti, mi sentite bene? Mi sentite anche in fondo? Ok, quindi benvenuti, mi chiamo Nicola Segata e oggi vi parlerò appunto del collegamento che c'è tra cose di cui sappiamo c'è un collegamento tra dieta e salute, ma forse non sappiamo molto di un possibile collegamento tra la dieta e microrganismi intestinali, di cui vorrei parlare un po' di più. E mi è stato chiesto di fare una piccola introduzione, quindi io mi sono diplomato nel 2000 al Liceo Scientifico Galilei, immagino ci sia qualcuno del Galilei qui, ok. Dopodiché ho fatto l'università qui a Trento, sia la triennale che la specialistica in informatica. Dopodiché mi sono ancora fermato a Trento per fare il dottorato in informatica, quindi 3 anni di ricerca, dottorato in informatica. Dopodiché sono andato negli Stati Uniti per 2-3 anni, ho leggermente cambiato, vedete qui c'è scritto bioinformatica invece che informatica, e poi sono tornato, adesso sono professore al Centro per la Biologia Integrata di Trento, con sede a Povo, ci siamo appena spostati da Mattarello a Povo. E una domanda che probabilmente vi sorge spontanea è cosa ci fa qui a parlarvi di biologia una persona che fino a un paio di anni fa nel curriculum aveva solo informatica. Questa era una delle risposte che cercherò di darvi. Durante la presentazione fermatevi se qualcosa non è chiaro, se avete commenti, se avete curiosità, alzate la mano e sono contento di fermarvi. D'accordo, una prima risposta sul perché io posso essere qui a parlare anche di biologia è che il gruppo che dirigo è molto multidisciplinare. Quindi in questo gruppo abbiamo persone che lavorano nel laboratorio di biologia, quella che chiamiamo Wet Lab Science, quindi al bancone. Abbiamo altri informatici come me, abbiamo statistici, che sono estremamente importanti, e abbiamo collaborazioni con molti medici dell'ospedale di Trento, di Rovereto, anche internazionali. Quindi una prima risposta è che per il lavoro che facciamo e per quello che vi presenterò oggi è estremamente importante essere multidisciplinari. Io non vado nel laboratorio di biologia, o se vado vado per sbirciare cosa fanno e per cercare di imparare cosa fanno, ma non potrei mai toccare niente nel laboratorio, anzi quando entro i ragazzi si mettono solo attenti per fare in modo che io non rompa niente. E l'importante però è, tra queste, in questo team multidisciplinare, essere in grado di capire l'ambito scientifico delle altre persone. Quindi non è importante che tutti sappiano tutti i dettagli di cosa succede in laboratorio, di cosa succede quando si fanno le analisi statistiche o al computer. L'importante è che si riesca a interagire e avere un linguaggio comune su cui sviluppare i progetti di ricerca. Ok, una piccola introduzione, e qui la prima slide non è venuta bene, ma se immaginate qui un chicco di caffè, una piccola introduzione al mondo dei microrganismi, diciamo, che sarà centrale in tutta la presentazione, e qui era rappresentato un chicco di caffè di questa grandezza più o meno, che sappiamo tutti essere più o meno di 1 centimetro. La cellula uovo umano siamo su 130 micrometri e quindi è solo un puntino, che è questo qui. Quindi questo si vede, non si vede il chicco di caffè, che forse non si vede solo perché c'è troppa luce. In ogni caso, per rendervi conto di cosa parleremo in questa presentazione, di nuovo una cellula della pelle umana, siamo sui 30 micrometri, globulo rosso 8. Questo organismo, qualcuno conosce questo organismo? L'avete studiato? Ok, questo è un fungo, è circa 3 micrometri, questo immagino lo conosciate ancora meglio, è il batterio più studiato, che è sui 3. Poi possiamo andare sui virus, che sono ancora più corti, più piccoli di solito, e siamo sulla scala dei nanometri. Quindi se mettiamo tutto insieme vedete la differenza tra cellule umane e altri organismi. Quindi il virus dell'influenza lo conoscete tutti,
penso se l'abbiate avuto tutti a un certo punto, e non vi stupisce possa essere presente nel corpo umano. Anche questo organismo qui è presente nel corpo umano, all'incirca nel 50% di voi probabilmente, anche se è lo stesso organismo che, come sapete, ha creato, se vi ricordate, nel 2011. C'è stata un'epidemia di questo batterio, era un ceppo particolare di questo batterio aggressivo in Germania che ha causato varie morti. Cerchiamo di capire perché alcune volte abbiamo problemi con questi microrganismi e perché in molti altri casi questo non è vero. Di solito in biologia studiamo i batteri, gli organismi, i microrganismi in qualche modo collegati con la salute umana. Tuttavia, tutti questi ambienti naturali che vedete qui sono popolati da una quantità enorme di microrganismi. I batteri, in particolare, e anche i virus, sono la forma di vita più abbondante sulla Terra. Non solo sulla Terra, ma si può pensare che addirittura su Marte ci siano dei microrganismi. Qui vi ho portato questo perché forse avete sentito di recente che l'esplorazione su Marte ha dei limiti, nel senso che le sonde non possono andare a vedere se in alcune parti di Marte c'è acqua allo stato liquido. Avete visto, vi ricordate, avete letto il perché questo? Quindi dalle telecamere vedono che a distanza di centinaia di chilometri, penso, c'è evidenza che a un certo punto sia passata l'acqua. Non possono tuttavia andare lì perché probabilmente se c'era acqua ci possono essere microrganismi e il problema è che non si può escludere che sulla sonda che è arrivata su Marte non ci siano microrganismi terrestri che entrando in interazione con i microrganismi su Marte potrebbero creare dei problemi a livello di sopravvivenza di questi organismi preesistenti. Quindi la sonda prima di partire è stata sterilizzata con le tecniche più avanzate che voi possiate pensare, però in base a un trattato internazionale si è stabilito che non si riesce a avere la certezza che non stiamo contaminando l'ambiente di Marte e quindi dobbiamo stare estremamente attenti e quindi la prova finale, la foto di una goccia d'acqua su Marte, al momento non si può avere per questo problema di potenziale contaminazione del suolo. Ok, torniamo un attimo all'ambiente umano. Noi sappiamo che abbiamo un certo numero di cellule nel corpo umano, un certo numero di geni. Quanti geni abbiamo? Lo sapete? Più o meno? 21.000, sì, se ci sono delle stime vanno da 20 a 30.000, dipende da come si definiscono i geni. Numero di cellule nel corpo umano, questo forse è un po' più difficile. Sì, qualche miliardo di cellule di sicuro. Quello che vorrei dirvi, e che forse non vi hanno insegnato fino a questo momento, è che nel corpo umano avete questo numero, sono 100 trilioni più o meno, 100.000 miliardi di cellule che non sono vostre, sono microrganismi. Questi sono batteri, anche virus, possono essere funghi, che colonizzano il vostro corpo, non quando siete malati, anche in questo momento. E se contate queste cellule non umane, queste sono il 90% di tutto quello che avete nel vostro corpo. Quindi voi siete questo 10% qui. Vedo delle facce un po' allibite. Non preoccupatevi, siete ancora voi che pensate, però con questa quantità di cellule non umane attorno a voi, penso che sia chiaro chiedersi qual è l'interazione tra quelle cellule e le vostre e se questa diversità microbica abbia un qualche impatto sulla vostra salute. In particolare vedremo che probabilmente anche la dieta stessa ha delle ripercussioni su questa parte di cellule del vostro corpo e non solo direttamente sulle vostre cellule. Ok? Quindi da un certo punto di vista il vostro corpo dovrebbe essere considerato un sistema, non siete solo voi, siete un sistema di microrganismi. È ancora più
interessante vedere il numero di geni, perché avendo questo numero di cellule microbiche provenienti da migliaia di batteri, di organismi diversi, ognuno porta i loro geni, ognuno porta i propri geni. Quindi se contiamo i geni dentro di voi che sono portati da cellule non umane rispetto ai vostri 20-30.000 geni, si è addirittura al 99% di geni dentro di voi che non sono umani. Questi geni fanno qualcosa, molto spesso codificano per delle proteine. Ci sono delle proteine dentro di voi che sono prodotte e usate dal vostro corpo, sono prodotte da organismi unicellulari e sono poi usate dal vostro corpo. Nell'intestino, per esempio, ci sono alcuni microrganismi che riescono a processare alcuni cibi e quindi produrre delle vitamine che altrimenti voi non potreste, tutti noi ovviamente, non potremmo produrre. Se torniamo su un'altra scala, il peso di questa diversità microbica è circa il 2% della vostra massa corporea, può essere 1 chilo, 1,5, 2 chili. E tutto insieme, questa parte rossiccia del vostro sistema è chiamato il microbioma. Quindi l'insieme microbioma o microbiota, potete scegliere la parola che vi piace di più, in particolare umano, non è altro che l'insieme di tutti i microrganismi che vivono in simbiosi con l'uomo. Non parliamo di organismi che possono attaccarvi e crearvi infezioni, parliamo di organismi presenti in persone sane. E questo è costituito da, ripeto, batteri, archia, che sono una divisione simile ai batteri, ma non sono batteri, sono comunque unicellulari e procarioti, virus e organismi eucarioti monocellulari, per esempio Saccharomyces cerevisiae, e quindi altri, quello e altri. Ok, possiamo ancora espandere un po' di più, quindi abbiamo visto il corpo umano e faremo diversi salti tra il corpo, tra noi stessi e l'ambiente che ci circonda. Se pensate all'oceano, nell'oceano, se andate a considerare tutta la biomassa che c'è nell'oceano, quindi tutte le cellule viventi che ci sono nell'oceano, di nuovo il 90% è materia microbica, possiamo dire. Quindi, anche se considerate il suolo, per esempio, in un solo, se prendete un cucchiaio di tè di suolo, all'interno di quel cucchiaio ci saranno più batteri, più microbi, che persone sulla faccia della Terra. Ok, cerchiamo ancora di andare un po' più nel dettaglio dei numeri per cercare di stupirvi un po', se volete. Una cosa che vorrei chiarire è che queste sono stime, ovviamente, stime attendibili, sono state fatte da più ricercatori, però quando siamo a queste quantità, ovviamente un'incertezza abbastanza grande, dobbiamo associarla. In ogni caso, l'oceano è stimato avere questo volume, e che ci siano in un centimetro cubo di oceano questa quantità di cellule. 10 alla quinta vuol dire 100.000 cellule microbiche per ogni centimetro cubo di acqua dell'oceano. Quindi se moltiplicate, fate un calcolo, questo è il numero di cellule microbiche presente nell'oceano. Nel suolo, questa è la quantità di grammi di suolo presenti sulla Terra, questa è la quantità media di cellule di nuovo microbiche per grammo. Questo è il numero di cellule presenti nel suolo terrestre. Sedimenti, quindi rocce, siamo su ancora un numero più elevato di cellule. Ovviamente questo non, magari in assoluto non vuol dire tantissimo, ma se andiamo a vedere quanto pesa una cellula microbica, di nuovo in media, questa è la biomassa presente sulla Terra dovuta ad agenti microbici. Di nuovo, questo in termini assoluti può voler dire non molto, però se andiamo a pesare tutti gli esseri umani e li mettiamo tutti insieme, abbiamo che tutti insieme non siamo che un millesimo
della massa totale di microrganismi unicellulari invisibili presenti sulla Terra. Pesci sono un po' più di noi, ma sempre molto molto di meno dei batteri, e questa è la massa totale. Ok, mi poteste chiedere perché fino adesso non si sa molto di tutti questi microrganismi? Uno dei motivi è questo qui. Meno dell'1% di tutti questi microrganismi qua non sono coltivabili. Quindi se voi cercate di isolarli, come potete fare per Escherichia coli, per esempio, potete farlo crescere in laboratorio, potete studiarlo. Gli altri non crescono in laboratorio. Avete idee del perché alcuni batteri non possono essere cresciuti in laboratorio? Esatto, alcuni hanno bisogno di particolari condizioni ambientali, temperatura, pH. E questo vuol dire che in realtà non è che non si possono coltivare, ma non sappiamo benissimo come fare a coltivarle, quali sono le condizioni ideali. Però ci sono altri organismi che non possiamo neanche in quel caso. Ci sono alcuni organismi che sono simbionti, quindi vivono in simbiosi con altri organismi. Prima di studiarli noi non sappiamo con che organismi questi sono in simbiosi, quindi o riusciamo a coltivarli entrambi o non riusciamo a coltivarli nessuno dei due separatamente. Ci sono altri microrganismi che vivono solo all'interno della cellula umana, quindi se sono fuori dalla cellula umana loro non possono sopravvivere. Quindi dovremmo riuscire a coltivare la cellula umana con dentro l'organismo e mantenerlo in vita. Però ovviamente quando abbiamo un organismo all'interno di un'altra cellula è molto più difficile studiare questo organismo. Quindi in generale l'1% di questi organismi non si possono coltivare. Attenzione, che quello che vorrei chiarire oggi è che anche se non possiamo coltivarli, con tecniche molto recenti possiamo tuttavia studiarli in qualche modo, capire chi sono, cosa fanno e sperabilmente a breve anche il perché. Quindi abbiamo guardato qual è la quantità totale di cellule. Una domanda che uno si può chiedere è: ma sono tutte della stessa specie? Sono state descritte finora 1,5 milioni di specie, microbiche. Okay? Sono state quindi, alcune sono state coltivate, alcune sono state solo osservate con tecniche particolari. Questa è la diversità ecologica che si possiede al momento. Si pensa tuttavia che ci siano almeno 30 milioni di specie diverse. In alcuni ambienti terrestri non siamo neanche riusciti ad accedere, ci sono alcuni ambienti che sono completamente inesplorati, quindi ci sono stime che moltiplicano questa quantità di specie non conosciute per almeno 10 o 20 o 100 volte. Quindi queste sono stime probabilmente per difetto. Il problema, di nuovo, è che nel laboratorio si sa come coltivare non più di qualche migliaio di questi organismi. Quindi una domanda che possiamo porci è appunto: come fare a studiare questi organismi che non si possono coltivare? Questo vale anche per l'intestino umano, anche per i microbi, quindi il microbioma umano a cui abbiamo accennato prima. Anche per loro l'1% degli organismi non si può studiare. Ci sono batteri ovunque, questo è il vostro cellulare, il vostro. Se lo mettete in un terreno di coltura, molto spesso dopo 2 ore o qualche ora ottenete cose di questo tipo. Tenete conto che, come vi ho detto, qui si sta parlando dell'1% scarso di batteri che crescono in laboratorio. Quindi qui probabilmente ci sono 100 volte più colori, 100 volte più batteri diversi che sono presenti sul vostro cellulare, ma che non riusciamo a coltivare in laboratorio. Ovviamente, probabilmente la persona che aveva questo cellulare rispetto a questa ha qualcosa di diverso, ha associato qualche batterio diverso. Ma di nuovo, superfici sterili attorno a voi non ce ne sono. Ok, quindi abbiamo visto che c'è questa diversità microbica e poi ci siamo noi. C'è un'interazione?
c'è un perché il nostro corpo evolutivamente non ha combattuto questa quantità enorme di batteri che ci colonizzano. Prendiamola un attimo distante. State guardando qui un calamaro, una specie particolare di calamaro che vive alle Hawaii. Come potete vedere qui ha una luminescenza. Questa luminescenza è data da questo batterio qui. Anzi, questo batterio, questa specie di batteri, ha all'interno delle sottospecie e c'è un ceppo solo, un tipo specifico solo di queste classi di batteri che può interagire con questo calamaro e gli può conferire la luminescenza. Attenzione, questo calamaro senza la luminescenza è assolutamente inadatto a sopravvivere. Avete qualche idea per cui un calamaro vuole essere luminescente? Non ho sentito? Per mangiare, quindi per poter vedere di notte? Ok? No, in realtà non è quello. È una cosa un po' strana. Ci sono altre ipotesi? Per spaventare potrebbe essere un'ipotesi, ma no, in questo caso non lo è. È più legata al fatto... molti pesci, se ci pensate, hanno un colore diverso, diciamo, sopra o sotto. Questo è dovuto al fatto che di notte, soprattutto, un pesce apparirà in questo modo, molto visibile alle prede che vengono viste dall'alto. Se voi cercate di emettere un po' di luce, in qualche modo controbilanciate la luminescenza della luna, per esempio, un po' di luce che c'è, e quindi siete completamente invisibili. Quindi questo calamaro di notte vuole essere invisibile, quindi vuole darsi una luminescenza nella parte superiore per non essere acchiappato da sopra. Quindi questa luminescenza è data solo da questo batterio, quindi hanno una bella relazione, diciamo, tra di loro, e appunto è un meccanismo simile a quello adottato da altri organismi, da altri animali che però usano un colore diverso della pelle, quindi hanno sviluppato evolutivamente un'altra ragione, un altro modo, però questo è molto studiato perché quando nasce questo calamaro non ha questo batterio associato, in qualche modo va, se lo cerca, si fa colonizzare e si fa aiutare appunto per nascondersi. Quindi in questo è un caso di, come diciamo, host microbiome interaction, quindi interazione tra l'ospite e il microbioma che deve essere in qualche modo simbiotica, deve essere in qualche modo vantaggiosa per entrambi, altrimenti non si sarebbe mantenuta evolutivamente. E questo è stato studiato come modello, come si studia Escherichia coli nel laboratorio. Ci sono ricercatori che studiano questo modello per capire come riescano ad avere questa relazione simbiotica funzionante. E quindi, dunque, durante il giorno questo calamaro vive sotto la sabbia, non interessa essere luminescente, e quindi all'inizio della giornata, diciamo, espelle dall'organo in cui questi batteri colonizzano, espelle quasi tutti i batteri, che tuttavia durante questa fase ricrescono, quindi vanno dal 5% iniziale e tornano al 100%, pronti in tempo per quando sarà notte, e mantengono per tutta la durata della notte questa luminosità che permette al calamaro di andare in giro la notte. Appena arriva l'alba, il calamaro espelle quasi tutti questi batteri, li espelle ovviamente all'esterno, e ricomincia questa colonizzazione, questo ciclo. Ci sono delle ipotesi per le quali dicono, cioè, nel senso, perché qui il calamaro espelle, potrebbe solo tenerseli e continuare. Ci sono almeno due ragioni per cui questo non succede o si pensa non debba succedere. Avete qualche ipotesi? La prima è quella che
se ci fosse una crescita troppo grande di questi batteri, potrebbe creare problemi al corpo. Ma quella ancora più interessante, secondo me, è quella che espellendoli nell'ambiente, questi batteri possono andare a colonizzare altri calamari che non hanno, sono stati ancora colonizzati da questi batteri. Per esempio, appunto, calamari appena nati, loro non hanno questi batteri, devono farsi colonizzare, devono prenderli da qualche parte, se non ci sono nell'ambiente, non è possibile essere colonizzati. Quindi è un modo per disperdere questa miniera d'oro costituita da questi organismi, in modo tale che altri membri della specie possano utilizzarla. Prego. Questa è un'ottima domanda. Si va, potrei dire che è l'evoluzione. L'evoluzione ha trovato molti modi paralleli per risolvere lo stesso problema. Ed è per questo che abbiamo una biodiversità enorme sulla Terra. Il problema è che probabilmente se a un certo punto, che non so, cambiasse, per dire, la temperatura dell'oceano e questo vibrio, questo batterio non riesce a sopravvivere, vuol dire che perdiamo questo calamaro. Se in parallelo l'evoluzione ha pensato a un'altra strategia, è facile che almeno una delle due sopravviva e quindi, quindi si mantiene la biodiversità sulla Terra. Ok, questo è stato, ovviamente questo è un esempio di simbiosi, forse è un esempio abbastanza, come dire, è così chiaro che ha spinto i ricercatori a focalizzarsi su questo come esempio, però esempi di simbiosi esistono per praticamente tutti gli organismi, ok? E qui studiandolo ci sono cose molto interessanti perché appunto uno si può anche chiedere quando alla nascita il calamaro non è colonizzato, come fa a scegliersi i batteri giusti? Abbiamo visto che nell'oceano ci sono una quantità enorme di batteri. Se il batterio sbagliato arriva in questa cripta, che è quella dove poi la luminescenza ha il suo nocciolo, se arrivano i batteri sbagliati, se arrivano i patogeni, potrebbero uccidere semplicemente il calamaro. E quindi ci sono delle strategie che il calamaro ha sviluppato a livello proprio biologico che riesce in modo tale da riuscire selettivamente a selezionare i batteri di quella specie specifica e addirittura alcuni ceppi solo di quella specie. Non mi dilungo nei dettagli, però in le 96 ore successive alla nascita sono quelle cruciali in cui ci sono tutte queste fasi tali che terminano con la colonizzazione di questi batteri stabilmente all'interno del calamaro. Quindi ovviamente se non ci sono di nuovo batteri di quel tipo nell'ambiente, dopo 96 ore probabilmente questo calamaro non avrà molta speranza di sopravvivere. Quindi abbiamo visto un esempio di simbiosi tra vibrio, fisheri e calamaro, ce ne sono altre. Come vedete qui l'idea è che abbiamo messo in ordine di complessità, se volete, alcuni organismi. Qui ci sono vari insetti e ci sono molti insetti che hanno delle relazioni molto molto strette con vari batteri. Per esempio, uno dei più interessanti e studiati per motivi medici è quello tra Anopheles gambiae, che è il parassita che porta, che è il vettore che porta il parassita della malaria, e un batterio intracellulare chiamato Wolbachia. Questo batterio unicellulare è in grado di fare cose straordinarie, riesce addirittura alcune volte a cambiare il sesso dell'insetto. Riesce a interagire con il sistema immunitario dell'insetto, che non riesce più a portare in alcuni casi il vettore della malaria. Ed è per questo che ho studiato molto. Se si riesce in qualche modo a sviluppare, leggermente cambiandolo magari, questo batterio che già colonizza in alcuni casi il vettore della malaria, si potrebbe riuscire a fare in modo che il vettore della malaria non sia più in grado di portare in giro il plasmodium che è la causa della malaria.
non mi dilungo in questi discorsi, ma è solo per dare alcuni esempi. I pesci anche hanno molti, molti rapporti simbiotici con molti organismi. Il topo si è visto, il topo può essere cresciuto senza batteri, si chiama germ-free mice. In laboratori particolari, non sono molti nel mondo, si riesce a far crescere topi in ambiente completamente sterile o quasi completamente sterile. Con antibiotici si riescono ad uccidere i batteri che, rimanenti, diciamo. E questi batteri, questi topi, questi germ-free mice, sono assolutamente inadatti alla vita. Hanno grossissimi problemi da molti punti di vista, e quindi questo ci fa capire in modo indiretto che senza la colonizzazione, senza il microbioma associato al topo, il topo non ha una vita. Di nuovo, ci sono tanti esempi, tanti simbionti si chiamano, di particolari host. Quindi abbiamo il corpo, diciamo l'organismo principale, se volete, quello in relazione simbiotica, e qui andiamo un po' a stressare il fatto che ci possono essere molti tipi di trasmissione diversa. Come viene passato questa microbioma da host a host, quindi da organismo a organismo? Ci sono varie strategie. Abbiamo visto quello del calamaro delle Hawaii, che è in modo orizzontale. Cosa vuol dire orizzontale? Vuol dire che non viene passato dalla madre al figlio, ma viene acquisito orizzontalmente, viene acquisito da altri organismi una volta che sono entrambi in vita. In particolare nel caso del calamaro c'è il passaggio nell'ambiente, però in altri casi alcuni batteri, alcuni microbiomi sono trasmessi verticalmente. La madre in qualche modo alla prole non passa solo il materiale genetico, passa anche dei batteri colonizzanti l'organismo. Quindi la domanda qui che ci possiamo porre è così anche per l'uomo? Ci sono organismi che sono in simbiosi con noi? Se sì, come funziona questa simbiosi? Come facciamo a selezionare i batteri giusti per questa simbiosi? E questa è una delle risposte che cercheremo di dare oggi. Quindi, alla luce delle prime scoperte, alcuni anni fa, è stato chiaro che quando si studiava la salute umana, non si poteva solo focalizzarsi su l'uomo, ma bisognava anche focalizzarsi, andare a studiare il suo complemento microbico. Ovviamente questo è chiaro quando si parla di infezioni, ma anche per altre malattie i ricercatori hanno iniziato a porsi la domanda se non fosse il caso di andare a studiare anche il 99% dei batteri umani che non si possono studiare. Questo perché è stato osservato, e questo era chiaro anche il secolo scorso, diciamo, che c'è una quantità enorme di batteri diversi nell'intestino, e quello nell'intestino era sicuramente l'aspetto più conosciuto. Alcuni batteri dell'intestino si possono coltivare, altri no, però è chiaro che anche nella cavità orale c'è una colonizzazione molto grande di batteri. La pelle stessa è l'organo con la superficie più grande all'interno del corpo umano, e è colonizzato da batteri. Senza batteri ci sarebbero dei grossissimi problemi dermatologici. Il tratto gastrointestinale, appunto. In tutti questi organi, ma anche in altri, in realtà, la diversità microbica ha un ruolo molto importante. Quindi c'erano questi suggerimenti, c'era l'idea che dovessimo studiare questi batteri, e quindi rispondere a queste due domande: quali sono i batteri che ci colonizzano, perché ci colonizzano e cosa fanno lì all'interno del nostro corpo? Se pensate al genoma umano, è stato studiato per capire che informazione porta, qual è la differenza tra il genoma umano di una persona e di un'altra persona, e la stessa cosa la potete chiedere per il nostro complemento microbico. Quali sono i genomi di questi organismi che ci colonizzano? Gli organismi che ho io sono gli stessi che ha lei, oppure no?
per rispondere a questa domanda è partito un nuovo ambito di ricerca che si chiama metagenomica. E questa sarà un'altra cosa che cercheremo di illustrare un po' oggi. La metagenomica, se la vogliamo definire in poche parole, è lo studio dei organismi non coltivabili. Quindi alcuni organismi non si possono coltivare, non li vogliamo coltivare, vogliamo studiarli senza coltivarli. Questo è il primo principio. Il secondo è che con la metagenomica non ci interessa di studiare un batterio in particolare. Quando sappiamo che in un ambiente ci sono 1000 tipi di batteri diversi, vogliamo considerare questi 1000 batteri come una comunità. Vogliamo studiare la città piuttosto che i singoli abitanti di questa città. Vogliamo capire qual è la caratteristica di una comunità dal punto di vista ecologico, piuttosto che andare a individuare ogni singolo organismo. Per esempio, potete pensare la stessa cosa nell'ambito macro. Okay? In un bosco volete capire quali sono gli organismi che vivono, quali sono le loro interazioni, qual è il loro equilibrio ecologico. La stessa cosa si può fare. Si cerca di fare con questo metodo per le comunità microbiche. Ovviamente qui manca il come, perché vi ho detto alcuni principi, ma il come. Forse qualcuno ne ha già sentito parlare. Qual è lo stratagemma che questa metodologia utilizza per evitare di coltivare i batteri che non sono coltivabili? L'idea semplice, almeno in teoria, è quella di andare a sequenziare il materiale genetico presente in questa comunità. Tutti i batteri hanno un genoma. Se è una comunità di batteri, noi possiamo cercare di sequenziare il genoma di tutti quanti e vedere di capire dal genoma chi sono questi organismi. Ovviamente questo non c'è bisogno di coltivarli, ok? Noi possiamo, ci sono delle tecniche che riescono a estrarre il DNA da qualsiasi campione. Quindi se in un campione c'è del DNA, anche se all'interno delle cellule, ci sono delle metodologie biologiche che riescono a rompere tutte le barriere cellulari, liberare il DNA, e il DNA poi possiamo analizzarlo. Ecco, quindi c'è tuttavia un cambio di prospettiva. Quello che si chiamava low throughput biology adesso è diventata high throughput biology. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo è il metodo scientifico classico. Okay? Uno ha un'ipotesi, va nel laboratorio per testarlo, usa un qualche strumento per verificare la propria ipotesi, guarda i risultati e può dire sì, no, la mia ipotesi era verificata. Ecco, ora in questo setting nuovo la domanda può essere la stessa, ma lo strumento cambia leggermente. Il fatto che cambi, il problema è cosa questo strumento genera. Questo è un sequenziatore, quindi questo va a sequenziare il DNA che diamo in input. Il problema è che mentre uno può guardare a questa immagine del microscopio e dire, non so, vedo i batteri che colonizzano questa cellula o non la vedo, quando uno va a guardare questo output, che sono letture del DNA, ok? Quindi sono quattro nucleotidi ATGC ripetuti miliardi e miliardi di volte, se io guardo questi dati non riuscirò a dire niente. Ok? E questo è il primo problema, quindi ci vuole un metodo per analizzare questi tipi di dati. Il secondo problema è che non è che do 10 nucleotidi, no, questo strumento ne può dare 10 alla 9. Quindi anche se riusciste a leggere ogni singolo pezzettino, non riuscirete mai in tempo finito a guardare questo numero 10 alla 9 pezzettini ed analizzarli. Ok, quindi il setting è un po' diverso, ok? Per studiare questi batteri non coltivabili, lo vogliamo sequenziare, quindi in qualche modo estraiamo il DNA dalla comunità, un sequenziatore ci legge pezzettini di DNA e noi in qualche modo dobbiamo analizzarli. E questo forse vi fa capire perché è un informatico a raccontarvi queste cose. Questo perché non è troppo difficile fare questo passo, è molto difficile sviluppare questa biotecnologia, ma quello ci pensano le aziende, è molto difficile andare a studiare dal punto di vista biologico questi dati.
Avete speranza di riuscire a studiare questi dati, capirci dentro qualcosa, solo con metodi sia computazionali che statistici. Ed è per questo che quando si parla di iTruth Biology è essenziale che un progetto sia portato avanti da biologi, da informatici e da statistici assieme. Ok, allora cerchiamo di capire un attimo di più la questione del perché andiamo a sequenziare il DNA. Questa foto vi dice qualcosa? Chi sono questi due? Ok, Watson e Crick. Sapete in che anni più o meno questa foto è stata presa? Ok, benissimo. È stato scoperto il DNA nel 1953, la doppia elica del DNA. Questo era un modello teorico e è la base per tutto quello che è venuto dopo, dallo studio del genoma umano incluso. Quindi questo è le basi, ovviamente. Poi dobbiamo riuscire a leggere il DNA di questi organismi. Quindi avete idea di quando il primo organismo è stato sequenziato? In che anni siamo riusciti ad accedere alla sequenza del primo genoma che è stato svelato? Questo è stato nel 1977. 25 anni più o meno dopo la scoperta del DNA. Questo era un organismo, un virus, in particolare un batteriofago, quindi un virus di batteri, si chiama X174, è molto studiato anche quello, è lungo solo, tra virgolette, 5300 nucleotidi. È stato scoperto, è stato sequenziato nel 77 con tecniche molto avanzate per l'epoca, e il genoma è stato pubblicato su Nature, sulla rivista Nature, e è stato scritto base per base. Quindi questo batteriofago è lungo 2,5 pagine, se volete, scritte sul testo. Ora, 2012, è semplice sequenziare, hanno sequenziato in uno studio solo 1000 individui umani da 14 popolazioni. Questi sono 20 terabytes di dati, più o meno 20 laptop che potete avere, e sono stati generati da un esperimento solo. Quindi nel 77 è stato possibile andare a vedere il primo genoma, molto corto, e gli studiosi potevano andare base per base a capire cosa facevano. Potevano dire, oh, guardate, questo è un gene, questa tripletta, ecco, il codone particolare, c'è un motivo. Quando dovete analizzare questa quantità di dati, non avete speranza di guardarla ad occhio nudo. Ovviamente tra questi due passi c'è stato molto. Possiamo andare a vedere nel 95, penso, se ricordo bene, il primo batterio sequenziato. Avete idea di quanto è lungo il genoma di un batterio? Abbiamo visto i virus, sono nell'ordine di qualche migliaia. Genoma umano, penso lo sappiate, quanto è lungo il genoma umano? Il genoma umano siamo su 3,3 miliardi di basi. I batteri sono su qualche milione di basi. Si va da 500.000 a 6-7 milioni nel caso dei batteri con il genoma più lungo. Quindi è chiaro che, diciamo, tra i virus e l'uomo c'è stato il sequenziamento dei batteri. Ok, i batteri, questo qua, il primo sequenziato, Haemophilus influenzae, anche se ha questo nome che vi può spaventare, presente in tutti noi, nella cavità orale, e non è collegato all'influenza. È lungo 2 milioni di basi. Allora qui siamo già nel caso in cui non riusciamo ad analizzare il genoma ad occhio. E in particolare, quando lo sequenziate, quello che il sequenziatore vi dà sono pezzi di DNA che sono non più lunghi di 100, 200, 300 nucleotidi. Quindi la macchina vi dà una quantità enorme di questi pezzi di DNA e voi in qualche modo dovete riuscire ad assemblarlo, a metterlo insieme per vedere il genoma totale. Quindi è una specie di mega puzzle in cui avete pezzettini di DNA, dovete riuscire a sovrapporli per riuscire a ricostruire il genoma.
questa è un'altra di quelle operazioni che, anche se ai miei studenti ogni tanto li faccio provare ad assemblare un sonetto di Shakespeare a mano, non c'è speranza di farlo nel caso di qualche milione di base. Quindi questo è un altro motivo per cui c'è un informatico a dirvi queste cose. Senza l'approccio computazionale a questo problema di assemblare il genoma umano, non si, il genoma di un organismo, non si sarebbe mai riuscito a farlo. Sapete bene, nel 2001 il genoma umano è sequenziato in 100 sequenziamenti di questo tipo, e adesso quello che questo 100 sequenziamento può fare, ce l'abbiamo anche nel biolaboratorio e non è più grande di tanto così, si può attaccare al laptop e si può sequenziare il genoma umano. Nel 2001 eravamo a queste dimensioni, investimenti di 3 miliardi di dollari da parte del governo americano e in parallelo da una serie di aziende private che volevano in qualche modo brevettare il genoma umano. Non so se sapete, ma alla fine siano arrivati in qualche modo nello stesso anno a produrre i due risultati. L'azienda privata capitanata da Craig Venter non è riuscita a patentare il genoma, che quindi può essere ancora studiato può essere studiato liberamente da chiunque. Di nuovo, questa è stata una sfida computazionale. Craig Venter, lo stesso che ha studiato, voleva uno dei primi scopritori del genoma umano, si è poi ricordato appunto di tutta la diversità microbica che ci circonda. Quindi quello che ha fatto, siamo nel 2004, e quindi questo è un piccolo riassunto dell'evoluzione di queste tecniche, ha sviluppato, diciamo, la prima tecnica metagenomica. Quindi ripetiamo quello che la metagenomica è lo studio senza coltivazione di microrganismi basato sul sequenziamento. Quindi con in mente questo alto obiettivo scientifico, ha preso la sua barca, o si è fatto comprare una barca, è andato in giro per tutto il mondo a raccogliere campioni di acqua in giro per gli oceani. Quindi forse ha aggiunto anche un po' il piacere al lavoro, ma se lo poteva permettere, e quindi è andato in giro, poi è tornato nel suo laboratorio, che nel frattempo era diventato un po' più piccolo rispetto al 2001 del genoma umano, e è andato, invece che sequenziare il genoma umano, a sequenziare qualsiasi cosa si trovasse nell'acqua. E non entriamo nei risultati, ma ha iniziato a vedere che ogni punto dell'oceano aveva una caratteristica diversa in termini di che tipo di pezzetti di DNA si riuscivano a ricostruire. Anche lì il problema era computazionale, perché dire che trovo questo pezzo di DNA in un oceano piuttosto che un altro non dice niente. Dobbiamo riuscire a collegarlo a che batteri hanno quel pezzo di DNA. Ecco, quindi questo ci fa arrivare nel 2012, negli Stati Uniti, più o meno 10 anni dopo il progetto Genoma Umano, è stato portato avanti il progetto Microbioma Umano. Qui erano gli Stati Uniti appunto a sviluppare questo progetto, e l'idea che ci siamo posti è quella di dire: va bene, adesso sappiamo il genoma umano, sappiamo la sequenza del genoma umano, sappiamo che tra due individui diversi il genoma è uguale al 99,99, c'è anche qualche altro 9%, sappiamo che alcuni nucleotidi di questo genoma possono essere dei fattori di rischio per alcune malattie. Proviamo a fare la stessa cosa per quello che ci complementa, per quel genoma, quel metagenoma collegato all'uomo, che è molto più grande del nostro genoma e che è lì e che in qualche modo fa qualcosa. Per far questo siamo andati a prendere 250 persone adulte, normali nel senso che non c'era evidenza che avessero delle malattie, e sono state sequenziate con circa 5.700 campioni diversi. Quindi sono stati presi campioni da 18 parti diverse all'interno del corpo, 9 solo all'interno della cavità orale, quindi qualche esempio tipo la saliva, la lingua, il palato, i denti, la pelle, la cavità nasale, l'intestino e l'apparato riproduttivo. E questo cosa ci ha detto?
questo come è stato fatto prima? Questo è il protocollo che usiamo anche noi adesso nel nostro laboratorio, qui a Trento. Quindi, vogliamo studiare il microbioma umano. Il primo passo, che di solito si fa all'ospedale se parliamo di pazienti, è prendere un campione. Qui non vuol dire altro che prendere una goccia di saliva, un grammo di feci, uno striscio, uno swab, un tampone della pelle, e viene raccolto. Questo di solito viene messo subito a meno 80, quindi in modo che si conservi e che i batteri vengano immobilizzati, non continuino anche all'esterno del corpo a vivere, perché altrimenti alcuni si produrrebbero di più di altri. Dopodiché facciamo l'estrazione del DNA, e quindi questo è nel laboratorio di biologia, cose che io non potrei mai fare senza combinare danni. Quindi viene estratto il DNA. Abbiamo questo campione, abbiamo tante cellule presenti nel campione, ci sono dei kit biochimici che rimuovono le barriere cellulari, liberano il DNA e viene isolato il DNA. Quindi abbiamo un campione in cui prima avevamo delle cellule, ora abbiamo solo il DNA. Il DNA viene sequenziato, e anche se abbiamo questo sequenziatore di questa grandezza, il costo è abbastanza alto, quindi abbiamo un centro di sequenziamento all'Università di Trento che si prende cura del sequenziamento, e dal DNA otteniamo pezzettini di letture di questo DNA. Quindi otteniamo ci viene dato un file, se volete, che dobbiamo usare e che dobbiamo mantenere su server grossi, perché altrimenti un file solo, un campione solo, ci riempirebbe qualsiasi computer, qualsiasi laptop, diciamo, e che non è altro che una sequenza. Se lo voleste aprire in Word, sarebbe altro che delle sequenze di 100 nucleotidi, di solito, ripetute, senza nessun'altra informazione associata a queste sequenze. Quindi quello che facciamo poi, apro una parentesi, scusate, questo è il costo di sequenziamento. 2001, genoma umano, abbiamo detto 3 miliardi di dollari dal governo americano. Questa è scala logaritmica, quindi qui c'è il 3, anche se vedete sopra il 10. Il costo è calato di molto. Questa è scala logaritmica, quindi ognuno è un salto di 10 volte. Fino al 2007, quando è successo qualcosa nel 2007, e questo è crollato. Qui, quindi, il punto è che, diciamo, a partire dal 2011, che sequenziare 1 milione di basi di nucleotidi è iniziato a costare non più di 10 centesimi di dollaro, non solo il governo americano, come nel 2001, può fare questo tipo di analisi. Ecco, qui vi dicevo, il costo è crollato, ok? Questa linea bianca, per esempio, rappresenta la legge di Moore. Qualcuno conosce la legge di Moore? La legge di Moore è, nel campo informatico, la legge empirica che vi dice che il vostro computer in 18 mesi di solito è vecchio. Ok? Ogni 18 mesi la potenza di un calcolatore, di un computer, raddoppia. Quindi il costo del sequenziamento è calato proporzionalmente all'aumento della capacità dei computer. E questa era una notizia positiva, perché se potevamo fare l'analisi del genoma umano qui, potevamo continuare a produrre molti più dati e ad analizzarli semplicemente comprando il computer più nuovo. Qui qualcosa è successo, e c'è stato l'avvento di nuove tecniche di sequenziamento, e il costo è calato così tanto che i dati prodotti sono stati così tanti che i computer non potevano più analizzare questo tipo di dati. A questo punto è stato necessario chiamare gli informatici di nuovo per sviluppare dei metodi computazionali che fossero più furbi e potessero in ogni caso tenere il passo della quantità di dati che veniva prodotto. Ecco, torniamo qua, quindi riusciamo a fare questo sequenziamento in modo semplice, perché ci sono queste nuove macchine, sono ancora molto costose alcune, però sono molto efficienti, e otteniamo questi pezzettini di DNA. Una prima cosa che facciamo è rimuovere i pezzettini di DNA che vengono dal genoma umano. Quindi se io striscio la pelle per studiare i batteri che ci sono presenti sulla pelle, stacco anche delle cellule umane, giusto? Queste cellule umane sono qui dentro, il DNA di queste cellule umane viene isolato, viene sequenziato, e ce l'ho nel mio file.
Quindi un'operazione relativamente semplice è quella di andare a cercare pezzettini del genoma umano all'interno di questo file e rimuoverli perché quelli non ci interessano. Il genoma umano si conosce, lo studiano anche altre persone, a noi ci interessano i batteri. Quindi il primo passo è rimuovere queste informazioni. Dopodiché ci sono tutti i passi informatici. Vogliamo passare da avere pezzettini di DNA a avere una lista di quali specie microbiche sono presenti e anche da quali abbondanze. Perché ovviamente se all'interno della mia saliva c'è il 90% di un batterio e nel vostro è solo dell'1%, è importante capire questa differenza quantitativa, non solo qualitativa. Quindi sono tutte delle tecniche che non abbiamo tempo di andare a analizzare che trasformano questi dati non strutturati in dati che potenzialmente possono essere letti da una persona. Quindi posso darvi in qualche modo la lista dei batteri presenti nella vostra cavità orale, sono una lista di 1000 o più organismi e ognuno ha una percentuale. Quindi il primo organismo, che ne so, Haemophilus influenzae per esempio, è presente al 30% nella vostra comunità batterica. Ecco, questa è una parte computazionale, questa è la parte statistica, perché una volta che vi dico all'interno di voi è presente questa lista di batteri, il passo dopo è capire se in una persona e in un'altra persona ci sono la stessa lista, se ci sono un campione di persone malate, un campione di persone sane, vogliamo cercare di vedere le differenze, e quindi qui si passa di nuovo la statistica. Dopodiché, quando abbiamo trovato dei marcatori, dei batteri che magari ci dicono se una persona è sana o malata, possiamo tornare in clinica, all'ospedale, a vedere di testare queste cose. Quindi quello che facciamo nel mio laboratorio è più o meno sviluppare metodologie e fare progetti che seguono in qualche modo questo protocollo. Ecco, questo è quello che è stato trovato nel 2012 quando studiavamo il genoma, il microbioma umano. Questa è un'immagine un po' complessa, però è abbastanza riassuntiva, quindi vorrei un po' descrivervela. Qui all'interno c'è un albero filogenetico. Sapete cos'è un albero filogenetico? No. È come, è come un albero genealogico, se volete, in cui invece di esserci le persone ci sono le specie. Quindi dal punto di vista evolutivo abbiamo sulle foglie di questo albero specie che sono molto vicine una alle altre. Che ne so, se questo fosse un albero filogenetico degli animali potremmo avere il topo e il ratto molto vicini qui, mentre invece, che ne so, un insetto potrebbe essere molto lontano. Quindi questo è l'albero filogenetico di tutti i batteri trovati almeno una volta in almeno una delle 250 persone che siamo andati ad analizzare. Quindi sono migliaia, come potete vedere, di specie diverse. E poi qui siamo andati a colorare con colori diversi i posti all'interno del corpo umano in cui l'abbiamo trovato. Il blu vuol dire che questo batterio qui è presente nell'intestino di molte persone. Quindi se andate in giro a vedere ci sono gli organismi blu che sono molto spesso in disaccordo con quello più esterno, quindi con quelli gialli, rossi o più scuri. Questo vuol dire che per prima cosa in posti diversi all'interno del corpo umano avete batteri diversi. E poi possiamo focalizzarci su batteri specifici. Per esempio, questo grafico vi dice che guardando a 127 campioni dalla lingua, tutti quanti avevano Streptococcus all'interno della lingua. Quindi anche all'interno della vostra lingua sicuramente c'è una percentuale di questo organismo chiamato Streptococcus. Alcuni di voi ce lo possono avere fino al 60%, altri quasi assente. La cosa interessante è che quando andiamo a vedere che tipo di Streptococcus avete, ci sono delle differenze molto marcate, quindi questi sono molti tipi diversi di Streptococcus e potete vedere che ogni persona ha una combinazione diversa, una combinazione particolare, personale, di specie diverse di Streptococcus che lo colonizzano. Ora fatemi vedere, non vorrei dilungarmi troppo. E un'altra cosa che è stata notata però è che molti dei batteri che si pensavano fossero patogeni, in realtà sono presenti nel corpo di persone perfettamente sane.
e questo è stato potenzialmente sorprendente in alcuni casi. Poi si è capito che in realtà molti di questi potenziali patogeni sono appunto potenziali. Solo in casi di problemi del vostro sistema immunitario questi batteri possono attaccare. Ecco, vorrei riassumere un attimo però la questione della diversità. Allora, abbiamo visto, sappiamo appunto che il genoma umano di due persone diverse è estremamente simile, 99,99%, se volete. Qui state vedendo invece la diversità tra microbioma intestinale di persone diverse. Quindi in questo grafico vedete sull'asse delle X ci sono circa 100 pazienti, 100 soggetti. Ogni barra verticale quindi è un soggetto. I colori rappresentano tipi di batteri molto larghi, quindi se nel mondo, diciamo, animale è come dire, non so, anfibi contro un'altra classe molto ampia di animali. Quindi qui stiamo vedendo raggruppamenti di batteri molto, molto ad alto livello. Ma anche guardando molto ad alto livello potete vedere che, non so, la prima persona aveva l'organismo nella classe blu praticamente presente esclusivamente nel proprio microbioma. Altri hanno altri tipi di classi che dominano. C'è questo viola che in alcuni non è presente, in alcuni è molto presente. Quindi quello che si conclude a questo punto è che se prendete due persone diverse, hanno una diversità microbica intestinale molto diversa. Il genoma umano è praticamente identico da persona a persone, il complemento microbico è molto diverso da persona a persona. Ecco, questo è che batteri ci sono, ma poi se andiamo a vedere quali geni questi batteri portano, non è poi così diverso. Quindi la prima colonna, diciamo qui, è la stessa prima colonna qui, e questi sono colori diversi, rappresentano geni diversi, invece che batteri diversi. Quindi qui potete vedere che in realtà c'è della variazione, ma non è una variazione così enorme come quella che si osserva qui. Quindi l'informazione principale è che ci sono batteri molto diversi da persona a persona, ma le funzioni che questi batteri portano avanti all'interno del vostro corpo non sono poi così diverse. Questo è vero non solo per l'intestino, ma anche per altre locazioni umane, ma questo ci interessa di meno. Ecco, quello che ci siamo posti poi con altri progetti anche, è cercare di capire di più su quanti batteri ci siano in comune tra persona e persona. Questo grafico vi dice che se prendiamo due persone a caso, diciamo nel mondo, e andiamo a vedere quali ceppi batterici hanno in comune, non c'è più dell'1,27% di ceppi in comune. Questo è vero, l'abbiamo visto nella popolazione europea, nella popolazione americana. C'è una piccola percentuale di batteri in comune tra due persone diverse. Quindi questo di nuovo è completamente in disaccordo con il genoma umano. Il genoma umano uguale al 99,9%, il microbioma umano è estremamente variabile da persona a persona. Ecco, però ci siamo posti almeno la stessa persona è stabile nel tempo? La risposta è più o meno sì, nel senso che quando andiamo a vedere ad analizzare due campioni della stessa persona a distanza di qualche mese, abbiamo che il 70% di batteri è rimasto lo stesso nel tempo. 70% in Europa, l'80% negli Stati Uniti. Questo è dovuto al fatto che negli Stati Uniti siamo andati a prendere persone che erano nella stessa università, molti delle quali vivevano insieme, quindi è facile che si possano essere contaminati con dei batteri. Quindi questo ci fa capire che appunto due persone diverse anche all'interno di questa classe hanno batteri molto diversi, ma ognuno di noi tende a tenersi i propri batteri nel tempo. Quindi abbiamo dei batteri che si sono in qualche modo personalizzati al nostro corpo e che vivono a quel punto in simbiosi con noi e visto che la simbiosi in qualche modo funziona, viene mantenuta nel tempo. Quindi il punto di questa parte è che il microbioma, abbiamo visto, umano è complesso, personale, ognuno al proprio e se lo tiene, e relativamente stabile, appunto, se lo tiene nel tempo. Ecco, una domanda è che ci possiamo porre: come possiamo andare a modificare il nostro microbioma? Come è stato formato il nostro microbioma? E questa è l'ultima parte della presentazione, che è quella che finalmente avrà a che fare con la dieta.
Prima della dieta, però, siamo andati a vedere altre cose come, per esempio, il trattamento antibiotico. L'antibiotico dovrebbe semplicemente uccidere batteri. Qui siamo andati nel topo, sono questi 10 topi diversi, tre insiemi di 10 topi. Siamo andati a vedere che microbioma intestinale avevano e quindi ogni colore qui è un batterio diverso. Potete vedere che più o meno questi topi hanno un microbioma abbastanza simile. Questo organismo è sempre presente, spesso dominante, in tutti quanti. Dopodiché abbiamo dato un antibiotico ai batteri, siamo andati a vedere, ai topi, e siamo andati a vedere dopo qualche giorno qual era la loro popolazione intestinale. In un caso, con questo antibiotico qui, a distanza di qualche giorno hanno un microbioma completamente diverso. C'era forse, sì, questo c'era prima, ma capite bene che è una configurazione della comunità batterica completamente diversa. In altri casi non solo è diverso, ma alcune volte si è stabilito un tipo di microbioma con questo grigio molto alto, altri casi un altro tipo. E questo è vero anche nell'ultimo caso. Questo è stato verificato anche nell'uomo. Quando prendete l'antibiotico avete un reset quasi completo del vostro microbioma, soprattutto intestinale, e poi il microbioma deve in qualche modo ripartire, ricrescere. Però il problema è che molto spesso non si potrà tornare al punto di partenza, ma si arriverà a un'altra configurazione di microbioma che potrebbe dare alcuni problemi. Alcune allergie, alcune intolleranze, alcuni problemi che molto spesso sorgono dopo il trattamento antibiotico sono dovuti a queste cose qui. Ed è anche il motivo per cui molto spesso, dopo che prendete antibiotico, il medico vi può consigliare di prendere dei cosiddetti probiotici, che sono dei organismi vivi che prendete e si spera possono aiutare a ripopolare in modo appropriato la vostra comunità intestinale. Ecco, uno dei casi, delle complicanze che possono insorgere dopo il trattamento antibiotico è l'infezione con questo batterio, Clostridium difficile, C. diff per gli amici. Questo è un batterio che è presente in molte persone, anche voi stesse, ma quando si prende l'antibiotico c'è il rischio che questo diventi particolarmente popolare, particolarmente abbondante nel vostro intestino e può creare problemi. Questo è la quantità di morti negli Stati Uniti dovuti a questo batterio nel tempo. Come vedete sta aumentando moltissimo. Sta aumentando moltissimo perché? Perché c'è aumento di uso degli antibiotici e anche di altre problematiche, ma questo è uno dei problemi. Quello che vorrei dirvi è che in realtà il modo con cui questo batterio può essere al momento curato è una missione che non abbiamo ancora capito nulla del nostro microbioma intestinale. Perché? Perché questo batterio viene trattato spesso con altri antibiotici, ma molto spesso questo trattamento non è effettivo e quindi ritorna. Quello che si fa adesso in ospedale e che sta salvando milioni di vite è questo chiamato fecal microbiome transplantation, che penso capiate anche voi che vuol dire trapianto fecale. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando un paziente è in questa fase qui, che è colonizzato questo batterio e questo batterio con nessun antibiotico va via, quello che è efficiente, molto molto effettivo, è andare a prendere da, non so, un familiare, un fratello di questa persona, delle feci, immettere nell'intestino del malato e nel 99% questo malato torna a essere sano. Questo capisco che possa essere abbastanza schifoso, ovviamente, però questo vuol dire che c'era un problema, non è tanto questo batterio qui il problema, non è il C. diff il problema è che manca una sana comunità microbica intestinale che riesca in qualche modo a interagire in modo giusto sia con il corpo stesso che con questo batterio qui. Quindi il fatto che noi non riusciamo a capire quali batteri noi dovremo immettere, perché potete provare con tutti i probiotici
in commercio, ma nessuno è effettivo, per ristabilire la comunità microbica buona, l'unico modo è trapiantarla. Ok? E non mi soffermo sul modo in cui questo è fatto, sono un informatico in fondo, però vi assicuro che funziona. Addirittura, questo è un esempio, quindi questo è l'indice, diciamo, della gravità della malattia prima e dopo il trapianto fecale, prima e dopo, e rispetto al sano è esattamente uguale al sano. Ci sono degli studi, perché ovviamente ci sono dei rischi associati con questa pratica, immagino forse potete ipotizzare anche voi qualche rischio di una pratica del genere. Altri batteri, che magari patogeni presenti nel donatore, o anche per esempio, non so, l'HIV, se è presente nel donatore, la troviamo anche nel paziente. Ovviamente ci sono delle precauzioni che possono essere prese, si possono fare tutte le analisi del mondo, ma considerando che sappiamo ancora poco del microbioma intestinale, alcuni rischi ci sono. Ovviamente questi rischi sembrano essere molto inferiori ai benefici, ma ci sono stati vari studi clinici sperimentali che l'hanno provato. E la cosa interessante è che sono stati tutti interrotti a un certo punto, perché il ramo di controllo, quindi chi prendeva l'antibiotico invece che il trapianto fecale, ovviamente non guariva, quelli del trapianto fecale guarivano così bene che non era etico continuare a trattare il gruppo di controllo con le tecniche tradizionali. C'è tutta una storia attorno a questo trapianto fecale, perché non è stato inventato negli ultimi anni, era presente in Cina nel IV secolo, è presente in alcuni ambienti animali, ma il punto che vorrei dirvi è che in qualche modo questo fa capire che c'è ancora molta ricerca da fare in questo campo. Ovviamente la ricerca è partita solo non più di 3-4 anni fa, quando queste tecniche nuove sono state sviluppate, e quindi c'è ancora molto da capire. Arriviamo finalmente alla dieta. Ci sono qualche studio preliminare che ha studiato l'influenza della dieta sul microbioma. Questo è uno dei studi svolti da alcuni italiani che sono andati in una popolazione africana che vive in questo modo, non molto civilizzata, quindi non c'è l'igiene che abbiamo noi, non c'è il tipo di cibi che abbiamo noi, queste persone non possono andare al McDonald's, e confrontate con persone di Firenze, in questo caso, questo in A avete i batteri presenti in media nella popolazione africana, questa è una popolazione europea, e vedete che ci sono delle differenze estremamente grandi. Quindi è evidente, non sappiamo ancora come, ma è evidente da questo e da altri studi, che quello che mangiate influenza di molto quali sono i batteri presenti nel vostro intestino. Abbiamo detto che ogni microbioma intestinale è in qualche modo personalizzato, la dieta è in grado assolutamente di modularlo in un modo o nell'altro. Ma non è solo la dieta, è anche la stessa acqua che bevete, un acquedotto rispetto a un altro acquedotto è leggermente diversa, potrebbe avere influenza su alcuni batteri e quindi modulare il vostro microbioma intestinale. Anche l'acqua stessa, per esempio, non è sterile, quindi quando bevete l'acqua avete dei microrganismi che ingerite, alcuni potrebbero riuscire a colonizzare il vostro intestino e potrebbe assolutamente essere una cosa positiva. E questo è un altro studio che è stato fatto, sono state prese penso 10 persone, questa è la quantità di fibre che prendevano, quindi baseline si parla di giorni, a meno 4 giorni, a meno 2 giorni, queste sono le fibre che di solito assumevano, poi è stata imposta a questo gruppo una dieta basata su vegetali, quindi la quantità di fibre è aumentata tantissimo, per 4 giorni, e poi è stata fatta tornare normale. Un altro gruppo invece è stata fatta mangiare molta carne e molti derivati animali, anche per esempio formaggi, e è stata tolta la parte vegetale, quindi la quantità di fibre è calata tantissimo, e poi dopo il cambio di dieta è stata ritornata la dieta originale. Questa è la variazione del microbioma in media. In particolare qua possiamo vedere che non appena si è andato a non immettere fibre
l'indice di diversità rispetto alla baseline è cambiata moltissimo e è tornata normale solo al ritorno della dieta normale. Fibre è esattamente, diciamo, la componente alimentare estremamente abbondante nella popolazione africana rispetto a quella europea. E si sa anche che ci sono alcuni batteri in grado di digerire per voi le fibre e altri che non sono in grado di farlo. Quindi in qualche modo qui c'è stata una variazione dovuta alla diminuzione delle fibre, non c'era più bisogno dei batteri che processavano le fibre e quindi altri batteri sono aumentati e se non state attenti, diciamo, se non fossi ritornati a prendere fibre, il rischio era di perdere, diciamo, per sempre all'interno di quella persona la componente di batteri in grado di digerire le fibre. Capite bene? Quindi se continuiamo a lungo con questo, perdiamo i batteri che sono in grado di digerire le fibre, quando le assumiamo abbiamo grossi problemi. Ok, quindi quello che vi sto dicendo comunque non dovrebbe stupirvi molto, nel senso, forse vi è stupito all'inizio quando vi ho detto di questa diversità microbica presente all'interno di voi, ma è chiaro che bambini in Pakistan che vivono in questo modo, in Svezia in questo modo, questo ambiente ha un impatto fondamentalmente diverso sui batteri. Okay? Quindi, diciamo, a questo punto l'effetto della dieta sul microbioma è estremamente provato, anche se non si sa i dettagli di come questo avviene. Si sa anche dall'altra parte che l'interazione tra batteri e mucosa intestinale soprattutto è estremamente attivo, quindi c'è un cross talk, c'è un dialogo continuo tra batteri e parete intestinale, e quindi è chiaro che la dieta può influenzare il vostro stato di salute non solo direttamente per diciamo le molecole che assumete con la dieta, ma anche attraverso la modulazione che inducete sul microbioma intestinale. In particolare nel nostro laboratorio siamo andati a vedere non solo quello studio africano, ma vari altri studi simili che sono stati sviluppati di recente, e quando andiamo a vedere tutti i batteri conosciuti, quindi ogni pallino qua rappresenta un batterio conosciuto, siamo andati a vedere che alcuni di questi batteri sono praticamente persi o quasi, quelli in rosa, nella popolazione, diciamo, si dice westernized, quindi occidentale, europea, statunitense. Stiamo perdendo tanti di questi batteri che c'è il rischio che vengano completamente estinti nella nostra cultura occidentale. E questo è dovuto soprattutto alla dieta. Non solo alla dieta, anche all'igiene, se volete, all'ambiente in particolare. E questo potrebbe essere un grosso problema. Le ultime teorie hanno, in qualche modo, collegano la perdita di alcuni batteri con il rischio che sta aumentando di allergie o di altre intolleranze, soprattutto alimentari. Ok. Quindi non vorrei dilungarmi troppo, ma un'altra cosa interessante è l'alimentazione nel neonato. In uno studio che stiamo facendo stiamo cercando di capire come il neonato, che nasce con l'intestino quasi sterile, sviluppi il proprio microbioma intestinale. Sicuramente la dieta, ma molto spesso fino a 6 mesi, ovviamente il neonato beve solo latte, quindi è una dieta un po' controllata. Si è visto però che è la mamma stessa a passare i batteri e questo, se volete, di nuovo ci riporta all'evoluzione, un meccanismo che la natura ha messo in moto per riuscire ad avere un microbioma intestinale sano nel bambino. Quindi quello che stiamo facendo a Trento, all'ospedale Santa Chiara, è andare a prendere le madri prima del parto. Prendiamo campioni di microbioma intestinale, campioni di microbioma cutaneo, quindi la pelle della madre, microbioma vaginale della madre e dopo la nascita del latte materno della madre. Analizziamo tutti questi campioni per andare a vedere quali batteri sono presenti, poi andiamo a vedere nell'intestino e nella bocca del bambino quali sono i batteri che sono colonizzati. Quindi vogliamo capire qual è la trasmissione verticale dalla madre al bambino dei batteri.
Le prime cose che troviamo, questo è un progetto che è appena iniziato, sono cose interessanti. Allora, qui vedete un batterio in particolare, Bifidobacterium longu. Quindi questo albero rappresenta organismi diversi di Bifidobacterium longu. Questa è una specie, quindi sono ceppi diversi all'interno della stessa specie, e quello che vedete è che ogni mamma e ogni bambino ha un batterio diverso, leggermente diverso di questa specie. Quello che però vediamo è che in un caso ci sono tre ceppi che sono completamente identici, e guarda caso quel ceppo è presente nella madre del bambino, della coppia 4, e nel bambino stesso sia 3 che 9 mesi. Quindi è chiaro che la spiegazione più semplice che abbiamo in questo caso è che questo bambino abbia preso questo ceppo di Bifidobacterium longum dalla madre, perché altrimenti sarebbe stato abbastanza strano che entrambi l'avessero preso da un'altra sorgente. In altri casi vediamo che addirittura è anche lo stesso ceppo di un'altra specie presente nel latte materno. Quindi qui in qualche modo è la dieta, in particolare il latte materno, che influisce, che stabilisce cosa l'intestino del neonato accetta come colonizzatore. Quindi queste sono le prime ipotesi che abbiamo sviluppato con questo studio. Ci sono vari organismi che alla nascita vengono passati dal canale vaginale all'intestino del bambino e la cui colonizzazione, quindi, possono restare nel bambino da poche ore, se magari quel ceppo particolare non era adatto, ad alcuni anni. Batteri presenti sulla pelle anche della madre, abbiamo visto che possono essere trasmessi al bambino, anche se questi batteri sulla pelle di solito non si trovano bene nell'intestino, quindi di solito muoiono dopo poche ore e vengono sostituiti da altri. Tuttavia, una volta anche solo il fatto che sono arrivati nell'intestino, hanno stimolato in qualche modo l'intestino e potrebbero avere scatenato una risposta positiva, per esempio, sul sistema. Abbiamo altre ipotesi, ma ci sono tante altre cose che dobbiamo ancora andare a vedere. I virus, come vengono passati i virus, è una cosa che vediamo quando facciamo il sequenziamento. Funghi, e poi ovviamente uno può pensare ad altre sorgenti, anche l'ambiente stesso, che fornisce diversità microbica al neonato. Ora non vorrei dilungarmi troppo, c'è tutto un'area di ricerca ancora forse più interessante, che è quella del cosiddetto sistema nervoso enterico, sistema nervoso intestinale. Ci sono delle terminazioni nervose nell'intestino che costituiscono un organo stesso, e i batteri sono in grado di interagire con queste terminazioni nervose. Quindi ci sono alcune ipotesi che ci si chiedono se siano i batteri stessi che possono, per esempio, stimolare la fame all'interno delle persone. Queste sono cose che varie persone stanno cercando di studiare in vari laboratori in giro per il mondo. Ecco, vorrei concludere con una cosa. Vi ho parlato di cose che forse vi sembrano completamente, non so, fantascientifiche. In realtà, Cibio, Centro per la Biologia Integrata, abbiamo un corso di laurea e queste cose le possono fare anche gli studenti. Questo è il corso dell'anno scorso, ne stiamo facendo un altro quest'anno, ma questi sono gli studenti stessi che sviluppano questo progetto in cui sequenziano la propria saliva. Quindi questi studenti gli abbiamo insegnato a estrarre la propria saliva, fin qui è semplice, ma a fare tutte le operazioni per andare a usare il sequenziatore e produrre i dati. Ci sono due corsi in realtà che fanno questo. In un corso vanno dalla raccolta dei campioni fino al sequenziamento, e nell'altro corso, che è quello che tengo io, cerchiamo di analizzare i dati che escono da questo sequenziatore. Per farvi qualche esempio, quindi l'anno scorso siamo andati a complicare un po' la questione, gli studenti non erano moltissimi, ma quello che abbiamo fatto è dividere in due campioni, in due sottoinsiemi. E sette volontari hanno preso un probiotico prima della raccolta dei campioni. In particolare, la raccolta dei campioni è stata effettuata dopo pranzo,
4 degli studenti hanno preso il probiotico, il prodotto probiotico a colazione, altri dopo pranzo. Il prodotto probiotico sono niente di diverso che batteri vivi che vengono assunti. Ovviamente conoscete tutti, senza fare nomi, alcuni prodotti che si prendono al supermercato, hanno alcuni organismi presenti che possono avere qualche influenza o meno sul vostro corpo. Quindi siamo andati a sequenziare queste persone, quindi potevano, sono andati ad analizzare loro stessi queste cose, quindi ogni paziente, l'unica cosa che per motivi etici non possiamo dire è che numero è ogni studente, quindi lo studente stesso non poteva sapere qual era il proprio batteri, non ci ha lasciato il comitato etico, giustamente. E questa era un po' la diversità, quindi qui stiamo vedendo grandi classi di batteri e anche qui vedete che c'è diversità da paziente a paziente. Abbiamo fatto due volte lo stesso paziente per controllare che i risultati non fossero troppo sballati e in effetti sono abbastanza simili, quindi c'è del rumore sperimentale ma non è così grande. Livelli più approfonditi, quindi si può andare a vedere il genere dei batteri, si può arrivare al livello di specie. E una cosa che abbiamo visto, che abbiamo trovato, è che chi ha assunto il probiotico di solito aveva un numero di specie 500, a questo livello di profondità, che era più alto di quelli che non aveva, di quelli che non avevano preso il probiotico. Questo è un po' sorprendente, se volete, perché nel probiotico non è che ci sono 100 specie diverse, ce n'è di solito una o due solo. Però quello che ci sembra è che abbiano indotto nel resto della popolazione delle modifiche che ha creato, che hanno portato ad avere una complessità più alta. Qui era solo una piccola lista di altri esempi di modulazione della dieta sul microbioma, un articolo recente per esempio sulla presa contro i prodotti sostitutivi dello zucchero che sembrano indurre intolleranza al glucosio tramite una modificazione del microbioma intestinale. Ci sono altri che sono andati a vedere specificamente come la dieta modifica il microbioma con un trucchetto abbastanza strano, se volete, che è quello di usare topi che si chiamano gnotobiotic, quindi vuol dire che questi sono topi a cui è stato tolto tutto il microbioma, quindi sono topi sterili, e a cui è stato introdotto il microbioma umano. E a quel punto ovviamente un topo può essere analizzato molto più nel taglio che l'uomo, e quindi dando diete diverse si è andato a vedere qual era le modifiche. Ecco, un'altra cosa molto interessante è il link tra tipo di microbioma intestinale e l'obesità. Questo è stato dimostrato addirittura ancora nel 2006, e la domanda che ci si chiede adesso è se il microbioma intestinale è in qualche modo causa o effetto dell'obesità. Ovviamente bisognerebbe dire con causa o con effetto, perché ovviamente ci sono varie altre aspetti, però è una cosa che si sta cercando di studiare. Ecco, solo per fare un piccolo summary, abbiamo visto che c'è una diversità microbica associata all'uomo, associata all'ambiente, che è molto sottostimata al momento e che si riesce solo a studiare con le ultime tecniche, in qualche modo che hanno queste tecniche che si chiamano appunto metagenomiche. Il microbioma è importante dal punto di vista della dieta, perché riesce a digerire, a semplificare alcuni componenti alimentari che l'uomo non può farlo perché non ha i geni, non ha le proteine per poterlo fare. Una cosa che non abbiamo visto ma che è importante è che il microbioma intestinale, il microbioma in generale umano, in qualche modo addestra, allena il sistema immunitario che si tiene ad un livello di attenzione abbastanza elevato, così quando arriva il patogeno, quindi il batterio, quello veramente cattivo, si riesce a combatterlo in modo efficiente. E soprattutto nei bambini c'è questo effetto, che i primi batteri che colonizzano il bambino sono importanti perché stimolano il sistema immunitario a riconoscere quali sono i batteri buoni e i batteri cattivi. Anche se si è visto che è molto difficile spesso dividere batteri in buoni o cattivi, per vari motivi. Ecco, la dieta contribuisce a mantenere l'equilibrio della composizione del microbiota buono nei vari distretti corporei. Quindi
Quindi il messaggio principale è che c'è sicuramente un'interazione, un collegamento tra dieta e microbioma, ma quello che ci resta da scoprire, da studiare nei prossimi anni, è capire come questo avviene e come poterlo sfruttare. Se noi capiamo che c'è una configurazione del microbioma che è migliore rispetto all'altra, se sappiamo quali componenti dietetiche riescono a spostare una configurazione rispetto all'altra, potremo avere delle linee guida per diminuire il rischio per certe malattie come l'obesità, il diabete, le allergie e varie altre patologie. Ecco, quindi spero di avervi convinto in generale che quando parliamo di salute e di dieta non possiamo solo focalizzarci sull'uomo con il suo sistema immunitario, con il suo metabolismo, con la sua genetica, ma dobbiamo considerare il microbioma. E il microbioma a sua volta interagisce, quindi si modifica in modo importante, sia parlando, interagendo con il nostro corpo, ma anche con l'esterno. E l'esterno vuol dire dieta, vuol dire trasmissione di patogeni di organismi da una persona all'altra e così via, senza dimenticare il patogeno che è sempre potenzialmente presente. Ecco, dal punto di vista tecnico, tecnologico, di nuovo, capite bene che se vogliamo studiare tutte queste cose insieme in un unico framework, è assolutamente importante avere conoscenze diverse, conoscenze molto multidisciplinari. Ok, con questo mi fermo. Ci sono domande? Curiosità, commenti? Ma e come mai vengono prescritti sempre così tanti antibiotici se poi vanno a distruggere una parte? Questa è una buona domanda. Ovviamente gli antibiotici sono estremamente importanti. Senza antibiotici ce la passeremo molto molto male, no? Quindi alcuni patogeni devono essere combattuti con gli antibiotici. Quindi il problema è che l'antibiotico, sono tutti antibiotici ad ampio spettro, quindi non sono mirati per un patogeno, ma in qualche modo influenzano tutto il microbioma. Quindi è un male necessario. Da un certo punto di vista è chiaro che molto spesso c'è un abuso di antibiotici, quindi non stiamo dicendo che non bisogna prendere antibiotici, assolutamente, è solo che molto spesso c'è un abuso. Inoltre, un problema legato all'uso degli antibiotici è che i batteri, anche i patogeni, riescono a sviluppare delle resistenze all'antibiotico. Quindi più usiamo l'antibiotico, più abbiamo batteri in grado di resistere all'antibiotico. E quindi quello è un altro problema. La cosa importante, la cosa su cui bisognerebbe studiare di più, è quella di riuscire ad avere degli antibiotici che sono specifici, riescono a avere come target degli organismi specifici. Questo comunque è un problema, perché quando andate dal dottore e avete un'infezione, non è che il dottore vi sequenza il microbioma e capisce qual è il batterio che è patogeno. Quindi usa l'antibiotico ad ampio raggio per poter avere come obiettivo un ampio spettro di patogeni e quindi cercare di sconfiggerlo nel minor tempo possibile. Altre domande? Sì? Ma non serve neanche a me. Sì. Allora, lei ci ha detto che questi microorganismi aiutano comunque contro i batteri patogeni. Comprendono anche perciò gli anticorpi, quando si parla di anticorpi che aiutano a non assumere delle malattie, cioè dell'influenza, sì. Così c'entra qualcosa? Sì, questi sono un'ottima. Quindi gli anticorpi, si sta parlando del sistema immunitario, gli anticorpi non sono organismi viventi, ok? Quindi è vero che nel latte, per esempio, si dice latte materno, passano gli anticorpi, è vero, quindi sono componenti del sistema immunitario della madre che vengono passati al figlio.
Quindi quello non è direttamente legato col microbioma, però quello che è vero è che quando diciamo che il microbioma sano protegge dai patogeni è perché stimola il sistema immunitario sia della madre che del bambino direttamente a produrre degli anticorpi, o essere pronto per produrre degli anticorpi. Però no, quando si dice per esempio che nel latte materno ci sono gli anticorpi, non, gli anticorpi non sono parte del microbioma. Altre domande? Prego. Volevo sapere se gli antibiotici specifici esistono già o se è una ricerca in corso. Gli antibiotici specifici non esistono. Ci sono antibiotici che hanno più effetto su una classe di batteri rispetto ad altri, ma non ci sono dei batteri, degli antibiotici specifici. Ci sono stati, soprattutto in Russia, hanno sviluppato dei metodi basati su virus che sono specifici per alcuni patogeni. Questo si chiama terapia basata su batteriofagi. Quelli hanno il problema che sono troppo specifici. Quindi se un patogeno, se sappiamo come colpire un patogeno con un virus per il patogeno, è facile che un anno dopo quel patogeno sia cambiato abbastanza da non essere più in grado di essere ucciso con questi fagi, con questi virus specifici. Quindi ci sono alcuni esempi di terapie che riescono a riconoscere dei patogeni specifici, però hanno il problema che sono spesso troppo specifici e che bisognerebbe avere una conoscenza talmente approfondita del patogeno che colpisce quella persona per poter dare il farmaco adeguato, e anche solo studiare questa persona in profondità richiede troppo tempo e si rischia che il patogeno a quel punto abbia fatto grossi danni. Quindi bisogna sviluppare sia delle tecniche più focalizzate, ma anche per l'antibiotico, ma anche tecniche in grado di dire con precisione e velocità qual è il patogeno che vogliamo combattere. Quindi è molto complicato. Un'altra cosa che uno potrebbe sviluppare invece di antibiotici più specifici è capire come ripopolare il microbioma pre-antibiotico nel modo migliore. Ci sono alcune persone, molto poche, molto strane, diciamo, negli Stati Uniti che prima di prendere l'antibiotico si mettono a parte dei campioni fecali, delle feci, e dopo se le rinoculano dopo l'antibiotico, però direi non lo consiglierei a nessuno. Ma quindi quando si parlava della distinzione fra africani e popolazioni occidentali, l'eccessiva igiene porta a un aumento delle malattie? Sì, allora questa è una correlazione che si è vista, è l'ipotesi igienica. Quindi si sa che diciamo, nel Novecento il livello di igiene è cresciuto tantissimo e si sa che è cresciuto tantissimo anche l'insorgenza di alcune malattie, alcune allergie, non so, pensiamo alla celiachia, pensiamo ad altre cose. Quindi un collegamento è stato fatto, però c'è correlazione e non causalità al momento, quindi non si riesce a dire è l'igiene, non è dimostrato che è l'igiene che causa direttamente questo. È chiaro che l'igiene influenza la diversità microbica nell'ambiente, quindi anche quella intestinale, e questo è stato almeno parzialmente dimostrato. Quindi ci sono forti linee di evidenza che dicono che l'igiene in qualche modo influenza questo, ma anche dal punto di vista immunitario, insomma, se siamo meno esposti a batteri siamo meno pronti ad altre problematiche di batteri non buoni, diciamo. Quindi c'è molto lavoro da fare anche lì comunque, sì. Ok, penso. Altre domande? Questa è una bella domanda. L'altra questione è che noi abbiamo sviluppato dei vaccini che
agiscono in modo perfetto contro alcuni dei patogeni che erano presenti nell'ambiente. Quindi è vero che l'igiene ci protegge da alcuni patogeni, ma anche è vero che abbiamo delle armi molto buone, alcuni vaccini che funzionano in modo perfetto contro alcuni patogeni. Quindi sì, sicuramente ci sono entrambi gli aspetti. Ovviamente igiene, non avere igiene, non stiamo dicendo, cioè il problema è il troppo igiene, ovviamente. Cioè anche la questione di vivere in città rispetto a vivere in fattoria, si vedono le differenze nel microbioma abbastanza ampie, e si vede anche lì che l'insorgenza di allergie chi vive in campagna è molto più bassa di chi vive in città. Quindi è l'esposizione anche ad ambienti naturali, non è igiene inteso come essere puliti rispetto a non esserlo, insomma. Ecco. Ovviamente poi tra campagna e città uno può mettere l'inquinamento, quindi sono cose molto complicate da studiare e servirebbero molto spesso un numero di persone arruolate nello studio che è proibitivo dal punto di vista dei costi, quindi questo è un po' il problema. Ok, vi ringrazio per l'attenzione, penso che siamo andati oltre il tempo, quindi...